programmi di coltivazione. Perché la Syngenta parla di programmi di coltivazione? La Syngenta parla di, ha deciso di parlare, di presentare, di lanciare quelli che sono i programmi di coltivazione per un fatto molto semplice. Dal 1 gennaio 2012 quella che è la parte di Syngenta Seeds, i semi, la genetica, quella che fa orto, che fa mais, che fa cereali appunto, e la crop protection, quindi la, la parte chimica, si presentano sul mercato come un'unica realtà, Syngenta. Ciò cosa comporta per noi? Che per quanto riguarda la cerealicoltura possiamo avere, offrire un'offerta integrata completa dal seme all'agrofarmaco, dal seme all'agrofarmaco con un'altra componente, l'agronomia. Molti di voi appunto conosceranno i nostri colleghi, Michele, Paolo, Nicola, che vengono a farvi consulenza e che quindi hanno pieno possesso di quelle che sono... Che dovrebbero venire da voi a fare consulenze, quindi hanno, conoscono molto bene la coltivazione. Benissimo, abbiamo messo insieme questo, si chiama, questo patrimonio di conoscenze e anche questi prodotti e abbiamo creato i programmi di coltivazione Cereal Plus. Cereal Plus è un progetto molto ampio, Syngenta, dedicato appunto alla coltivazione dei cereali per far sì che si coltivino cereali tanti e buoni. Il nostro motto è qualità in quantità, non basta produrre tanto, bisogna che produrre bene. Perché? Perché i programmi di coltivazione Cereal Plus partono, fanno due considerazioni di base. La prima, che cosa voglio produrre? Se io voglio produrre biscotti perché ho l'abito vicino alla Colussi, o la Pavesi, o la Saiba, ce ne sono tantissime in Italia, il grano tenero che io vado a scegliere deve essere un biscottiero ed essere coltivato con un protocollo di coltivazione per fare biscotti. Sapete come si fanno i biscotti in Italia? Con la farina del pane che non va bene. Si mette grano tenero, qualsiasi, presumibilmente panificabile perché abbiamo milioni di varietà panificabili. Se non viene bene, diventa biscottiero. Tant'è che in queste ditte che vi ho citato, queste grosse compagnie di cui vi ho parlato, di cui vi ho citato, comprano il grano, lo comprano dall'Inghilterra o comunque da altri paesi perché lì hanno un clima diverso dal nostro e fanno biscotti, cioè la loro destinazione d'uso è il biscotto, il dolce o comunque un prodotto che ha un indice proteico che deve essere diverso e adattato per quello, quindi destinazione d'uso. Secondo punto, dove mi trovo? È chiaro che se sono in collina devo completamente cambiare il mio approccio rispetto alla pianura. Se sono nella pianura di Foggia avrò una coltivazione diversa rispetto alla pianura in Emilia Romagna. Per cui i programmi di coltivazione Cereal Plus che noi definiamo, osiamo dire programmi di coltivazione su misura, partono da questa prima semplice considerazione: che cosa voglio fare e dove mi trovo. Ci sono quattro fasi, ogni fase obiettivo è la semina. Io devo andare a seminare una varietà che è la varietà migliore per quello che devo produrre. Deve essere una varietà certificata, deve essere una varietà conciata, ovviamente preferibilmente con conciati Syngenta. Deve essere una varietà che deve essere seminata nella giusta dose, quindi la densità, in base al tipo di lavorazione del terreno, in base appunto al tipo di produzione che voglio ottenere, quindi la profondità, quindi ci sono tutta una serie di considerazioni da fare che non sono meramente legate al prodotto, ma sono legate anche all'agronomia. Qui potete vedere che noi definiamo la semina la decisione chiave del coltivatore per determinare la quantità e la qualità del raccolto. Il pane deve avere una caratteristiche. La pasta 100% italiana, la vedremo in campo, i biscotti, Sialtea, una varietà che noi stiamo spingendo molto perché va bene per fare i biscotti, e anche l'orzo. Non tutti sanno che, non azzardo dei numeri perché non vorrei esagerare, però buona parte della birra che noi beviamo, diverse marche, viene fatta con questo orzo, Quench, un orzo Syngenta. È un orzo che quale caratteristiche ha? Produce, sì, ma non è fondamentale la produzione, è che ha un indice proteico ideale per un'efficace trasformazione.
Non so se alcuni di voi si dilettano o hanno a che fare con realtà, con birrifici. Per fare una birra c'è una lista infinita di parametri che l'orzo che io consegno deve rispettare in termini di parametri industriali. Ecco, quella varietà va bene perché rispetta tutti questi parametri che il birrificio richiede. Per cui io ho preso la mia varietà certificata e conciata idonea al tipo di produzione che voglio fare. Ho fatto tutta una serie di lavorazioni, le ho seminate, quindi la concia mi garantisce l'investimento, mi garantisce l'emergenza. Non basta che la pianta emerga, io devo garantire alla pianta quello che è l'investimento. Che cosa vuol dire? Che la pianta deve crescere, nascere bene, ogni seme che io semino deve crescere e guadagnarsi lo spazio vitale. Lo spazio vitale che cosa consente? Garantisce l'investimento e garantisce di avere alla fine piante perfettamente equilibrate. Per garantire lo spazio vitale devo concimare, e come concimo? In base a cosa ho fatto l'anno scorso, in base alla cosiddetta precessione culturale, in base alle dotazioni del terreno, in base anche alle condizioni pedoclimatiche, e devo eliminare gli infestanti presenti. L'anno scorso Syngenta ha presentato tre prodotti, tre diserbanti nuovi, due graminicidi, Axel pronto, Traxos pronto, e quello che noi definiamo One Pass, il Traxos One, graminicida di dicotiledonicida, rivoluzionari perché grandissima semplicità d'uso, in un litro abbiamo la dose per un ettaro con il principio attivo e il coadiuvante, quindi sparivano quelle che sono le miscele con tre o quattro barattoli, tutto in una. Esattamente, efficaci e veloci. La garanzia dell'investimento ci serve per eliminare la competizione degli infestanti e degli stress abiotici. Senza fare scuola, vedete qui il testimone e il trattamento diverse fasi per vedere l'efficacia dei prodotti, ma li avrete sicuramente utilizzati, ne parleremo in campo, però è importante ricordare che l'utilizzo, a seconda di dove ci troviamo e del tipo di infestanti che abbiamo, ci serve per cosa? Per garantire questo alla pianta. Benissimo.